Io dopo questa veramente non so più cosa dirvi. Buongiorno cadetti, sono il Gabriel, oggi sono qua per parlare di una cosa in particolare, ovvero della nuova PlayStation 4 Pro, la console più inutile del mondo. E ve lo dico da fanboy Sony. E ve lo dico perché, diciamo che Sony per ora si è comportata bene nell'ambito dei videogiochi, si è comportata bene con questa nuova console, la PlayStation 4 proprio, sto parlando di solamente quella, e devo ancora capire perché hanno avuto l'idea di creare e di lanciare sul mercato questa nuova PlayStation 4, PlayStation 4 Pro che regge un 4K nativo, da quanto si è capito, un 4K anche in streaming, solo che già parte il problema che ad esempio il lettore Blu-ray non è 4K e già uno lì si chiede: ma scusa, allora come fai a vedere dei 4K? Non si sa, si sa, non si sa, sono informazioni un po' che sono date così, tanto per ora si hanno dei dettagli tecnici che potete vedere qua in descrizione. Siamo quindi sui 4 teraflops per quanto riguarda la GPU di questa nuova PlayStation 4, che dovrebbero essere 2 di GPU, ma sta di fatto che con 4 teraflops non sono abbastanza per reggere un 4K nativo, una risoluzione 4K nativo per dei giochi così. E comunque sono anche stati fatti vedere durante il PlayStation Meeting alcuni giochi che reggeranno, che saranno retti, diciamo, che verranno letti, parliamo bene, bel italiano, sulla nuova PlayStation 4 Pro. Sto per dire Co. Non so perché. Per esempio The Amazing Spider-Man, quello nuovo. Comunque, ripeto, sono della stessa idea che secondo me è una console abbastanza inutile. Abbastanza inutile perché ora come ora non c'è veramente necessità di avere questa console in un finto 4K, sta di fatto che esce fra pochi mesi. Quindi io mi dico: perché Sony? Perché? Vi invito anche a voi a commentare qua sotto quello che ne pensate di questa console. Stessa cosa per quanto riguarda la Slim, perché la Slim ha già un suo senso, assolutamente sì, a parte il fatto che fa schifo. A me esteticamente fa schifo, i tasti fisici, le due USB staccate come se fossi strabico, senza offendere nessuno, ma è bruttissima sotto quel punto di vista, perché anche i bordi smussati, anche l'essere piccolo, anche l'essere simile alla PlayStation 4 va bene, ma il fatto dei tasti fisici bruttissimi secondo me e di quelle due USB staccate per me non ha senso, non ha senso. Per il resto è carina, è carina ed ha un suo senso, perché ovviamente quando vanno a produrre una console Slim, di solito queste console, per non andare, diciamo, a fottere i videogiocatori che hanno comprato la console precedente, si limitano a farle che consumano meno, si mantengono più fresche e basta. Non che sono più potenti di X, che fanno più calcoli di X, che con quel gioco quindi e lo può reggere a 60 frame al secondo, mentre quell'altro sulla vecchia PlayStation 4 no. Quindi, insomma, sono questi i calcoli che si vanno a fare, sono queste le cose che loro vanno a progettare, e secondo me andrebbe bene, una PlayStation 4 Slim andrebbe bene, soprattutto per il prezzo, perché 300 euro è buono. Ma poi, a novembre, mannaggia la pupazza, PlayStation 4 Pro. Ripeto, assolutamente no. Idea stupidissima per stare dietro a questo mercato, questa evoluzione grafica più che altro che al mercato, però sì, di conseguenza anche al mercato, ma secondo me è un'idea stupidissima. Io sinceramente la prenderei solo per provarla, solo per vedere come si vedono i titoli. Ovviamente dovrei cambiare anche il monitor e prendere un altro 4K perché non ce l'ho. Ma finito lì, io di tasca mia non ce le metterei mai i soldi per comprarla, cioè neanche li farei mettere a mio padre, dico. Non la comprerei mai, assolutamente mai. Mi piace esteticamente, guardate, la trovo fantastica, non per i tre stati, ma anche per il fatto che c'è
ma anche per esempio la striscia luminosa di LED che è posizionata nella barra centrale, sotto, piccola, si vede. La trovo esteticamente molto ma molto bella, però non ne vale veramente la pena. Questo è il mio parere. Ragazzi, voi cosa ne pensate? Lasciate qua sotto il vostro commento, come vi ho già detto prima. Cliccate mi piace, condividete questo video. Rompetele!